ha investito del capitale e di tanto in tanto si è assalito da qualche dubbio. E se le aziende dove ho investito non vanno bene? E se i titoli non sono facilmente liquidabili? E se i cambi non sono favorevoli? E se ti dicessi che c'è la domanda che forse non ti sei ancora fatto? Quella che rappresenta in assoluto il più grande nemico dell'investimento? Ciao, sono Simone, dal 2011 affianco persone, manager, professionisti e imprenditori come te che desiderano essere seguiti sia nelle principali scelte finanziarie e strategiche aziendali, sia nella pianificazione finanziaria personale. In questo video non voglio parlarti dei principali rischi finanziari che possono colpire un progetto di investimento, bensì del più grande nemico di un progetto di investimento, ossia l'emotività. E darti qualche consiglio per ridurla affinché la resa dell'investimento non venga compromessa. Per emotività intendiamo l'idea di farsi prendere dalle emozioni, lasciando da parte i corretti ragionamenti effettuati con cognizione di causa e calma con il tuo consulente. Assecondando l'emotività saresti pronto ad uscire al primo calo dei mercati. È capitato anche a te? Ti capisco, a me è capitato più e più volte. In questo video voglio condividere con te 4 strategie per mitigare l'emotività. 1. Investi per obiettivi. Per investire devi associare ad ogni investimento un obiettivo specifico e concreto. Non puoi pretendere di investire i tuoi soldi con le limitazioni delle tue emozioni e della tua avversione al rischio, perseguendo l'unico scopo di guadagnare il più possibile. Sarebbe come dire, ma sì, parto per delle vacanze, so che mi voglio riposare, ma non so dove posso andare di preciso. Probabilmente al primo intoppo decideresti di tornare a casa, oppure di accontentarti della prima locanda che trovi. Se investi per obiettivi, superi con più tranquillità i momenti di incertezza e di turbolenza, poiché la tua strategia è indirizzata ad un determinato punto di arrivo. 2. Sii lungimirante. Tutti siamo passati in momenti temporanei di crisi in cui la perdita virtuale dei nostri soldi investiti è stata importante, ma è anche vero che dai crolli delle borse sono sempre poi partiti trend di mercato positivi. È importante gestire la sensazione di perdita virtuale del denaro, ricordandoti che è temporanea, visto l'andamento oscillatorio del mercato. Guarda i tuoi investimenti nel lungo termine, mai nel breve. 3. Sii onesto con te stesso. Definisci i rischi che sei in grado di tollerare. Se non impari a tollerare oscillazioni di mercato, forse alcuni strumenti non fanno per te e quindi ti conviene entrare su tali mercati in modo più graduale con piccole cifre. 4. Acquista quando i mercati sono ai minimi. Come diceva Warren Buffett, guru della finanza, sii avido quando gli altri sono tranquilli e sii tranquillo quando gli altri sono avidi. Le cattive notizie sono le migliori amiche di un investitore, visto che i mercati tendenzialmente anticipano i risultati economici. A fronte di un ribasso del mercato azionario, lo stesso risalirà bene prima che gli umori o l'economia si risollevino, come è successo ad alcuni mercati con la pandemia. Non ascoltare solamente i mass media, che spesso infondono terrorismo informativo. Dunque, ogni qualvolta ti verrà la tentazione di prendere una decisione emozionale in merito alle tue scelte di investimento, fermati e ricordati di essere lungimirante, focalizzato sugli obiettivi tangibili, onesto con te stesso, acquista quando i mercati sono i minimi, senza permettere ai mass media di destabilizzarti. Se ti è piaciuto questo video, mettimi un like, iscriviti al mio canale, lascia un commento. Se vuoi essere condotto in un'adeguata pianificazione del tuo patrimonio con me, trovi tutti i miei riferimenti qui sotto. Ciao, al prossimo video!